Questo è il disegno dell'angioletto che abbiamo ricavato dalle lunghe riflessioni, ma il fatto di avermi maneggiati per quasi 2 anni, diciamo che era abbastanza palese. Quindi la gruccia che passa attraverso le ali, che arriva fino alla zona praticamente lombare, anche se qualche volta è un po' più corta. Poi i chiodi, almeno 6, 3, 2, 5 per la vetta centrale, 2, 2, i chiodi. Poi le porzioni orizzontali e tutto il tratteggio ci dice della porzione invece longitudinale che gira intorno, che per cui si determinano le due metà, e 4 orizzontali. Lì c'è il punto interrogativo, perché non sempre le porzioni orizzontali sono alla stessa altezza. Quel colore scuro che vedete intorno agli occhi è praticamente, come i piccoli chiodi segnati, hanno, come vedete, un colore ben preciso, un nero, perché i chiodi sono di ferro, ma anche intorno agli occhi, questo l'ho capito dopo, molto dopo, intorno agli occhi c'è una lega di stagno e piombo in cui è stato alloggiato il bulbo oculare, in quanto il bulbo in vetro era più pesante in fondo dell'occhietto in carta pesta, quindi gli occhi sarebbero dovuti venire via prima di ogni altra parte del corpo, data la pesantezza e dato il fatto che loro erano praticamente un po' marci, diciamolo così, più semplice da capire. Perché invece gli occhi si sono conservati tutti? Perché erano stati ancorati con una lega di stagno e piombo. Questo l'ho capito dalle radiografie che ho fatto qui, per cui si tenevano su quello. Questa è la polpa di cellulosa come si presentava, cioè quando la polpa di cellulosa è in natura, cioè una volta che dall'albero la ricaviamo è di questo colore, oppure di questo se viene già in qualche modo lavorata e sbiancata. Oggi si presenta così, ai restauratori si presenta così, perché viene venduta solo sbiancata. Quella è in polvere e questa è addizionata per la lavorazione. E generalmente basta addizionarla con acqua, perché contiene colla di origine vegetale, che prevalentemente colla di mais o sempre di cellulosa. Quindi siamo coerenti. Questa è una ricostruzione per strati, dal dittino, strato per strato, perché poi la polpa di cellulosa si ritira, cedendo l'acqua, l'evaporazione si ritira. Questo è un viso. Questo è un viso pulito a metà. Vedete come erano scuri? La metà pulita. Questa è una mano in ricostruzione, sempre con polpa di cellulosa, che è quella lì, e piano piano, insomma un po' per volta, per strati. Qui si vede molto bene la sezione longitudinale. Questa è un'immagine UV, questa è un'immagine, una lampada particolare che ci restituisce questa immagine, questo tipo di fotografia. Cosa? Si vede bene che tutto l'angioletto ha un colore sotto, chiamiamolo un marroncino diffuso. Però noi da quel marroncino capiamo che l'angioletto è molto sporco, ovviamente bisogna saperle leggere, ma non è molto difficile. L'angioletto è molto sporco, però non presenta ridipitture. Cosa intendo dire? Che il colore dell'angelo in fondo è solo uno, un marroncino, perché in realtà le ridipitture sono quelle che la lampada ci restituisce in colore viola. In questo caso ha restituito le mie ricostruzioni, quindi il falsario, tra virgolette, che sono io, sono sgamato dalla foto UV. Oggi fortunatamente noi abbiamo dei mezzi per cui possiamo vedere con molta facilità quelle che sono i rifacimenti, i rimaneggiamenti, sottoponendo chiaramente gli oggetti. Questo è parte di un panneggio degli angioletti pulito a metà, e poi lo vediamo pulito e consolidato e pulito, perché chiaramente il colore è stato consolidato e pulito. Qui vediamo un altro pezzettino, questa gambina pulita, quella no, una ricostruzione. Qui cominciano le fasi di ritocco. Ecco, questa è una radiografia. La radiografia, prima vi dicevo, no, avete visto, ho fatto intorno agli occhi praticamente un segno solo. Questa è la radiografia che lo conferma, veramente, che ve l'ho suggerito, perché io quel disegno l'ho fatto prima, ma quel cerchietto scuro l'ho messo dopo, devo dire, perché non ci arrivate. La radiografia che mi ha detto le idee. Lì si vedono i chiodi, vedete? Cioè, perché le radiografie non penetrano, non c'è metto il ferro, tutto il resto è penetrabile. Allora, qui si vedono i chiodini della gruccia che si travede appena. Chiaramente questi occhi.
occhiali, e questo è tipico delle bambole di cui parlava prima la dottoressa nell'Ottocento, cioè i giocattoli, le bambole, prima Ottocento, per tenere le bambole, questa per tenere gli occhi che erano di vetro perché dovevano sembrare vive. E vedete anche il mio intervento, questi fili bianchi sottilissimi sono le anime delle dita che io sono andata a ricostruire, quindi tutto ormai è leggibile, è riconducibile, volendo. Questa è la stessa radiografia del PR. E cominciano i ritocchi. Ecco, qui cominciamo a essere un po', diciamo, versione si appronti, numerati. Quando li sistemavo uno accanto all'altro per capire un po' da che parte cominciare a ritoccare. Questo è in fase di ritocco. Questa è la stessa gabbina che avete visto in questa, nelle immagini, quando ve l'ho fatta vedere mentre la realizzavo, facevo vedere, no, che c'era la sezione longitudinale qui, che era in ricostruzione, quella un po' più grande che ho sempre mostrato, e qui c'è un velo di colore che è stato steso, colori per restauro. Allora, una base ad acquerello, molto trasparente, in modo da un po' attutire il fondo bianco della scultura. E poi sono intervenuta sopra con colori a vernice per restauro, sono dei colori particolari, a puntini, e anche questo si può sgamare. Questa è sempre la velatura d'acquerello, poi verniciata in modo da fissare l'acquerello e andare con i colori a vernice, in fase di ritocco. Ecco, questi sono i miei ritocchi. Ho fatto una foto V con la lampada a degli angioletti dopo che io li avevo ritocchi. Allora, intanto vi ricordate com'era assorto il colore dell'intero incarnato, questo marrone tutto occupato? Una volta pulito, l'angioletto invece si presenta così, più trasparente. E quello che salta agli occhi con queste luci particolari sono i miei ritocchi, che qui compaiono con una grande chiazza, come fossero praticamente delle voglie, grandi chiazze viola. In realtà sono dei puntini piccolissimi che occhio nudo non si percepiscono, o comunque si percepiscono pochissimo. Ecco, invece lui è questo, cioè quello è come, quello è in trasparenza, diciamo così, così è. Questo è l'ancoraggio. Allora, la dottoressa aveva le idee molto chiare, doveva essere ma scomparsa, poi dovevo studiarmi qualcosa che fosse compatibile con gli angioletti. E lì, ecco perché i due anni, perché c'è stato un fermo, trovare la cosa giusta, che coerente, il problema è sempre la coerenza. Allora, è stato pensato quindi un oggetto di questo tipo, ne ho dei pezzi sul tavolo, ma lo possiamo vedere qua. Praticamente, dopo tante idee, si è deciso per questo oggetto in plexiglass. Il plexiglass è leggero, non attaccabile dal tallo, non arrugginisce, ed è quindi è anche, diciamo, per peso, è proporzionato al tipo di manufatto. Poi dovevano essere tutti indipendenti, in modo da avere, di essere autonomi, non dovevano essere ancorati su qualcosa che fosse unico. E quindi è stato pensato un triangolo di base con dei fori, su cui poi è stato ancorato un piccolo argano di legno di noce con un perno centrale. Questo perno centrale sostiene praticamente questo cavalletto di plexiglass, che a sua volta dei fori, e altri due braccetti di plexiglass. In questo caso è un altro braccetto, ma funziona da cavalletto, perché in sostanza poi lì si appoggia l'angioletto. Questi altri due braccetti ricurvi, sempre con dei fori. Ci sono più fori perché gli angioletti non sono tutti uguali, anche se la centrale, un modello per gli angeli a destra, un modello per gli angeli a sinistra, lo dice la posizione. Poi se guardate bene, anche le testoline sono un po' diverse, le braccina più aperte o più chiuse, quindi l'artista si è cimentato non poco per realizzare quella ghirlanda. E quindi quei fori ci consentivano di accorciare, allungare i braccetti sulla base delle esigenze di ogni angioletto, e per poi abitarle, stringere le viti e fuggire con una piccola morsa, perché in fondo funzionano come delle tele di granchio, no? E quindi una piccola morsa. Se sono le prove, questa è una prova di montaggio in canonica, sulla parete della canonica. Perché poi in realtà la distanza dal muro è quella, e questa è un'ottima cosa, perché prima loro erano appoggiati sull'arco, quindi anche da lì prendeva mobilità. Invece questa distanza consente, no, una buona reazione. Fasi di montaggio, ecco, questo è l'argano, poi le viti verranno abitate in modo da stringersi. Ecco, questo è visto dal retro.
questo è un po' da sotto, questi da sotto, perché era poi interessante anche vederlo da sotto, questo è proprio da dentro la cappella, preso così per vederlo da sotto.